Certamente uno dei campi di applicazione più interessanti della TAC Multislice è quello relativo allo studio delle strutture vascolari. I motivi li abbiamo già visti, credo, più volte nel corso di questa giornata. Le apparecchiature a nostra disposizione sono sempre più veloci e quindi la possibilità di avere una copertura di vasti distretti corporei con un maggiore dettaglio, che valga in questo caso a vedere in modo sufficientemente efficace le strutture vascolari, e la possibilità di analizzare piccole strutture per tratti molto estesi, come per esempio con un'applicazione di cui non mi occuperò specificatamente io oggi, anche i vasi periferici degli arti inferiori. Ma tutto ciò ci spinge e ci costringe, diciamo, a dover ottimizzare tutti i parametri di utilizzo del mezzo di contrasto, perché si è verificata una situazione per certi versi paradossale. Noi eravamo abituati fino a pochi anni fa a dover confrontarci con un evento che era intrinsecamente più veloce di ciò che eravamo noi, cioè noi cercavamo di salire a bordo di un treno a cavallo e il treno forse alcune volte ci sfilava davanti senza che noi riuscissimo a intercettarlo in maniera efficace. Questo treno era il bolo del mezzo di contrasto che noi somministravamo per visualizzare le strutture vascolari. Oggi succede una situazione opposta, cioè noi abbiamo sempre da considerare di avere a che fare con un evento veloce, ma paradossalmente alle volte siamo più veloci noi, o rischiamo di essere più veloci noi di ciò che dobbiamo andare a vedere. Quindi l'estrema velocità delle macchine che abbiamo a disposizione ci costringe a ottimizzare tutti i fattori in campo. E quali sono questi? Ci sono dei fattori tecnici dati dalla dose totale di mezzo di contrasto, sia come volume sia come concentrazione, la velocità di iniezione con cui somministriamo il contrasto, il timing della scansione. Ci sono anche dei fattori ovviamente fisiologici relativi al paziente che abbiamo di fronte, cioè il peso del paziente e la sua portata cardiaca. Consideriamo i primi. Vediamo di volta in volta come la variazione di uno di questi singoli fattori impatta sulla geometria del bolo del mezzo di contrasto che noi andiamo a rilevare nella nostra struttura vascolare. All'aumento, per esempio, del volume di iniezione, noi otteniamo una curva via via sempre su picchi più elevati. Questo è un picco aortico misurato nella sua cinetica, e vediamo che per aumento appunto di volume di mezzo di contrasto abbiamo un picco via via sempre più alto e che si mantiene in questo modo per un tempo sempre maggiore al di sopra di una certa soglia che per noi è utile allo scopo di visualizzare il vaso. Non vi è però uno spostamento temporale nei tempi di questa di questo bolo. L'aumento della concentrazione di iodio sposta anche in questo caso la curva verso l'alto, aumentando la soglia in senso temporale, quindi facendola permanere al di sopra della fase per noi efficace. L'aumento invece della velocità di iniezione, oltre ad aumentare il picco aortico, sposta verso di noi su tempi più precoci il picco di questa curva. I fattori fisiologici, l'effetto della portata cardiaca in particolare, dà luogo a una riduzione, alla diminuzione progressiva della portata cardiaca, quindi di fronte a pazienti con una compromissione sempre più significativa della funzione cardiaca, noi abbiamo un picco che si ritarda via via, ma che un po' in modo inaspettato potrebbe sembrare, raggiunge un valore di picco più alto. Questo, se ci pensiamo, avviene perché in realtà il paziente è meno bravo a raggiungere nel tempo questo picco, ma è altresì vero che in modo meno efficace arriva sangue non opacizzato che lava via questo contrasto, per cui
In realtà poi alla fine abbiamo un valore di picco aortico più elevato, anche se più spostato avanti nel tempo. L'effetto del peso corporeo si concretizza in una relazione inversa tra il peso corporeo e il valore di picco aortico. Questo vuol dire in termini pratici che per pazienti con un peso superiore ai 90 kg è consigliabile aumentare i valori di velocità di iniezione del flusso oppure la concentrazione in milligrammi di iodio del mezzo di contrasto. Un'altra tecnica che è stata sviluppata è quella del bolus chaser, cioè di una iniezione di soluzione fisiologica immediatamente successiva al bolo di mezzo di contrasto. Tipicamente si usa una quantità di fisiologica di circa un terzo rispetto al bolo del mezzo di contrasto, quindi per esempio su teorici 100 ml di mezzo di contrasto possiamo utilizzare circa 30 ml di fisiologica. E questo ci permette di reclutare rapidamente il mezzo di contrasto che rimarrebbe altrimenti confinato nell'asse venoso del braccio e assicura un transito più compatto del bolo del mezzo di contrasto che viene spinto, diciamo, in modo più deciso all'interno dei vasi. E questa è la esemplificazione, questo è un picco, un grafico di un picco aortico senza l'utilizzo della fisiologica. E questo è lo stesso bolo dopo l'utilizzo del bolus chaser, anche in questo caso vediamo un aumento della velocità di picco e soprattutto una curva più dolce al di sopra di un certo valore soglia, cioè che temporalmente si mantiene per un tempo più prolungato appunto in condizione di efficacia per il nostro studio. Quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere noi? Vogliamo raggiungere la massima opacizzazione del territorio di interesse durante il tempo di scansione. Vogliamo che questo effetto sia uniforme e riproducibile per tutti i pazienti. L'idealità è questa, un bolo che per tutto il tempo necessario alla nostra scansione si mantiene uniforme ed efficace. Ovviamente questa è una condizione ideale che non possiamo raggiungere. Con un bolo unifasico, l'abbiamo già vista molte volte questa curva, otteniamo una salita più lenta, un picco e una discesa relativamente più precoce. Alcuni autori hanno quindi proposto di utilizzare dei boli bifasici con una doppia velocità, per esempio considerando un bolo complessivo di 120 ml di mezzo di contrasto, i primi 30 ml somministrati a 6 ml al secondo e i successivi 90 a circa una velocità della metà, di circa 3 ml secondo. E questa tecnica si è visto che si avvicina di più a quella idealità che noi andiamo cercando. Devo anche dire però che nella pratica che noi abbiamo giornalmente, con la velocità di scansione propria della nostra apparecchiatura, non c'è necessità di ricorrere a questa sofisticazione, perché comunque anche la tecnica del bolo monofasico con un timing corretto ci assicura dei buoni risultati. Una regola pratica importante è che il tempo di iniezione del bolo non deve essere inferiore al tempo di durata della scansione. Quindi pianificata una certa scansione con una sua durata, dobbiamo cercare di coprire l'iniezione, il tempo necessario all'iniezione del mezzo di contrasto per tutto questo tempo. E anche meglio se è un po' superiore. Questo ci assicura una maggiore possibilità di acchiappare il bolo nei tempi più efficaci. Questo cosa vuol dire però? Che per dei tempi di scansione molto brevi, inferiori ai 15 secondi, e poi li vedremo quali possono essere, per esempio per lo studio delle arterie renali, soprattutto con macchine a 8 e 16 detettori, abbiamo dei tempi di scansione molto brevi e questo costringe ad aumentare il flow rate oltre i classici 4 ml secondo, oppure, questa è una cosa molto interessante, ovviamente possiamo utilizzare un mezzo di contrasto a più alta concentrazione in iodio per millilitro senza aumentare il flow rate, perché questo comunque assicura la efficacia della dose somministrata per secondo. Se noi abbiamo come riferimento, diciamo, la dose ideale
in grammi di iodio per secondo di 1,5, intesi come quantità di iodio considerato ottimale per la scansione TC addominale, vediamo che questa può essere raggiunta con 5 ml al secondo nel caso di mezzo di contrasto a 300 mg per millilitro, oppure con 4 ml al secondo per un contrasto che contenga 400 mg di iodio per millilitro. Quindi possiamo giocare anche su questo parametro, soprattutto quando è alta la criticità del tempo di scansione breve. Il ritardo della scansione, quando cominciare la scansione rispetto all'inizio del volo. Possiamo fare in diversi modi. Il primo, il più semplice, è il calcolo empirico, ed è una cosa, diciamo, che come altre si fa ma non si dice, cioè nella pratica comune io, e sono il primo a dirlo, mi affido molto a questo sistema, perché tutto sommato, soprattutto in pazienti non giovani, la velocità con cui il volo transita nel distretto corporeo che andrò ad esaminare non è elevata, per cui io sono relativamente sicuro di poterci arrivare addosso anche senza tecniche più sofisticate. Ma certamente noi dobbiamo invece affidarci a quanto oggi la tecnica ci offre, e uno di questi sistemi è il cosiddetto test bolus o il cosiddetto bolus triggering, e adesso andremo a vederli in dettaglio uno a uno. Per quello che riguarda il calcolo empirico, i valori di uso comune, ho preso due distretti, per esempio per i vasi del collo, i vasi cerebrali e polmonari, sappiamo che un ritardo di 15-20 secondi, il più delle volte, direi quasi tutte le volte, va ad essere efficace. Per quello che riguarda i vasi addominali, e la periferia è, diciamo, un capitolo a sé stante, perché somma in sé molti problemi che è meglio non considerare in questa sede, ma per quello che riguarda i vasi addominali un ritardo di 25-30 secondi è il più delle volte adeguato. Adesso dimentichiamoci di queste cose, andiamo a vedere invece cosa otteniamo con il test bolus. Il test bolus non è altro che un'iniezione di prova di 15-20 cc di mezzo di contrasto, seguiti eventualmente da un ulteriore bolo di soluzione fisiologica. Viene ripetuta una scansione sul medesimo livello ogni 1-2 secondi per 40-50 secondi, si ricava una curva di incremento dei valori di densità in un punto prescelto, viene ricavato quindi il tempo di transito del mezzo di contrasto dal punto di iniezione, e in base a quello si sceglie lo scan delay. È questo schema qui sostanzialmente. Direi che non è molto popolare questo, per una serie di motivi, perché innanzitutto aumenta i tempi dell'indagine, perché bisogna fare la prima iniezione, valutarla e così via. Poi c'è un motivo relativo all'uso supplementare di un'altra dose di mezzo di contrasto, che può avere una rilevanza sia brutalmente economica, sia anche nelle situazioni in cui risparmiare il mezzo di contrasto su un paziente, per esempio nefropatico, può essere utile. Il bolus triggering direi che è la scelta sicuramente più attraente per effettuare un preciso timing della scansione, e noi andiamo a scegliere un livello di riferimento sul quale andare a misurare l'arrivo del nostro bolo di contrasto sino a un valore soglia oltre al quale partirà automaticamente la nostra scansione. C'è però da dire una cosa, che tra la detezione del valore soglia nel punto prescelto e l'inizio reale della scansione c'è un certo ritardo. Perché c'è un certo ritardo? Perché ciò che noi vediamo a monitor in realtà è successo 2 o 3 secondi prima, cioè c'è un tempo di ricostruzione elettronico dell'immagine. Poi è un ulteriore tempo di ritardo fra la detezione del valore soglia e l'inizio reale della scansione, perché la macchina si deve andare a riposizionare
nel livello prescelto per l'inizio della scansione e deve cominciare a farlo. Quindi in realtà ogni macchina, ed è questo il messaggio che deve arrivarvi, ha un tempo di delay supplementare rispetto a quello teorico che noi dobbiamo conoscere e sfruttare a nostro vantaggio. Perché questo? Perché conoscere il valore di questo delay serve ad aumentare di conseguenza il tempo di durata dell'iniezione del mezzo di contrasto in modo da adeguarlo al tempo di scansione, mentre questa realmente viene eseguita. Se avete seguito il ragionamento che ho fatto prima, cioè adeguare il tempo di iniezione al tempo della scansione, noi sappiamo che il tempo della scansione teorico è 18 secondi, ma dovremo aumentarlo del delay proprio della macchina tra diciamo, la detezione del bonus trigger e l'inizio reale della scansione, per esempio di 5 secondi, faccio per dire. Noi per esempio abbiamo una macchina che ci permette di scegliere fra due valori, mi sembra fra di 4 e di 10 secondi, e su quello noi dobbiamo andare a modificare eventualmente la geometria del nostro bolo di contrasto. Questo è un altro diciamo, fattore di cui dobbiamo tenere presente. In un paziente con una normale portata cardiaca, la salita verso il valore di picco aortico del bolo di mezzo di contrasto rispetto al valore soglia è molto rapida. Quindi noi sappiamo che molto vicino all'inizio, temporalmente sempre, molto vicino all'inizio al raggiungimento del valore soglia raggiungeremo anche il valore di picco aortico. Non così avviene nel paziente con una ridotta portata cardiaca, dove invece questa salita è molto più diciamo progressiva e lenta. Questo significa sostanzialmente che noi dobbiamo tenere conto di questo fatto e quando abbiamo di fronte dei pazienti chiaramente cardiopatici adeguare il livello diciamo spaziale dove andiamo a posizionare la scansione di riferimento. Come? Se il diciamo il livello di riferimento è come facciamo di solito, noi rischiamo di arrivare prima del dovuto, perché il paziente è molto lento a arrivare al picco aortico, per cui noi ci passiamo sopra prima di lì, prima che sia arrivata nella fase più alta della sua curva di enhancement aortico. E questa è una cosa che io diciamo, sono solito stressare quando ho la mia seduta TAC, nel senso di portare, in poche parole, il livello di riferimento su un livello più caudale, cioè più addosso al distretto corporeo che andiamo a esaminare. Non so se poi eventualmente mi farete domande su questo punto, però il concetto è che dobbiamo adeguare anche questo tipo di tecnologia al paziente che abbiamo davanti. Vediamo in 6 mosse, se ben ricordo la diapositiva, come pianificare un esame di angio-TAC. Il primo passo è stabilire l'estensione longitudinale della scansione e questo diciamo, non riserva grosse difficoltà. Sappiamo da dove dobbiamo iniziare e fin dove dobbiamo andare. Dobbiamo scegliere la configurazione dei detettori necessari al grado di dettaglio anatomico richiesto. Ovviamente a un maggiore dettaglio anatomico richiesto corrisponderà un array di detettori con dei valori più piccoli. Di solito si può scegliere fra due valori, non è che ci si può perdere più di tanto su questo. La terza mossa è scegliere dei tempi di scansione che si adattino al tempo di apnea del paziente. Anche in questo caso la tecnologia ci viene in aiuto perché ormai le macchine diciamo, di nuova generazione hanno anche per dei distretti corporei molto ampi dei valori assolutamente compatibili con il tempo di apnea medio dei pazienti. Il quarto passo è, conoscendo dopo tutti questi ragionamenti il tempo di scansione, ricavare il tempo di iniezione del mezzo di contrasto. Sempre per quello che vi ho detto prima, adeguare
il tempo di iniezione al mezzo di contrasto, renderlo almeno uguale al tempo di scansione. La quantità complessiva, di solito compresa fra 80 e 130 ml, divisa per il tempo di iniezione, mi dà il rate di flusso. Anche qui di solito non c'è una grossa variazione. Saremo quasi sempre compresi fra i 3 e i 5 ml secondo per boli unifasici, cioè sempre con la stessa velocità. L'ultima cosa è scegliere il ritardo di scansione, ma quello abbiamo visto che o con il test bolus o con il bolus trigger ci arriviamo. Qualche ulteriore suggerimento, magari del tutto superfluo, anzi sicuramente lo sarà, però nella pratica poi vediamo che alcune volte ci si dimentica di fare certe cose. Prevedere sempre comunque scansioni con tempi parenchimali, cioè voglio dire che la richiesta che ci arriva di un angio-tac su un problema addominale, quale esso sia, non ci esime dall'andare a vedere cosa c'è nell'addome, perché possiamo sempre trovare patologie che innanzitutto non hanno niente a che fare con un supposto problema vascolare, o patologie che coesistono con un problema vascolare che andiamo a documentare. Quindi tutto quello che si è detto nel corso della giornata su i tempi cosiddetti parenchimali, venosi, portovenosi, tardivi, a seconda del problema che abbiamo davanti, vanno aggiunti alla scansione classica arteriosa. E poi un'altra cosa banalissima, però vi prego di fare attenzione nella vostra pratica di tutti i giorni, è salvare la ricostruzione con spessori più sottili e l'overlapping che serve a fare le ricostruzioni. Cioè alcune volte poi a distanza di tempo si dice: ma andiamoci a fare una bella ricostruzione sull'esame salvato. Quella ricostruzione a strato più sottile non c'è più. Perché non c'è più? Perché non c'era posto? Perché abbiamo dovuto cancellare? Ora, quella scansione, quella ricostruzione, per meglio dire, una volta eliminati i dati grezzi non la si recupera più, e noi abbiamo perso tutte quelle possibilità di fare quelle belle ricostruzioni che abbiamo visto molte volte nel corso della giornata, e questo ovviamente non è bello. Un'ulteriore piccola cosa da dire è non somministrare mezzo di contrasto per os quando andiamo a fare un esame di angio-TAC, perché già combattiamo con l'osso e il calcio delle calcificazioni. È meglio non aggiungere un nemico ulteriore, cioè contrasto positivo somministrato per os. Post-processing è una tappa sempre più importante, sempre più pesante nel nostro lavoro, perché abbiamo a che fare appunto con dei dataset sempre maggiori di immagini, e noi specificatamente per quello che riguarda lo studio dei vasi dobbiamo eliminare il disturbo derivante da strutture ossee e calcificazioni. Quindi è una sorta di fardello che qualsiasi macchina si usi noi ci dobbiamo portare sulle spalle. Veniamo a parlare della applicazione specifica addominale principe, è quella dell'esame angio-TAC del distretto aorto-iliaco. Per quali patologie andiamo a effettuare questo esame? Un po' ovviamente per tutte le patologie, dal trauma alle vasculiti alla patologia aneurismatica classicamente, e direi che sta emergendo questo tipo di applicazione in modo predominante, perché la popolazione invecchia, perché questo tipo di patologia viene sempre più sottoposta a terapia chirurgica o endovascolare. Qui abbiamo una serie di dati sui protocolli che possiamo utilizzare per lo studio dell'asse aorto-iliaco, sono cose che avete già visto più volte nel corso della giornata e non mi dilungherò. Abbiamo ovviamente l'esaltazione dei punti di forza della metodica, quindi la velocità, la visione contemporanea del lume basale della parete, cioè ciò che sta fuori il lume del vaso, e come è composta questa parete, e la visione contemporanea dei parenchimi oltre al vaso. È importante eseguire una scansione
arteriosa e una cosiddetta venosa, cioè in tempi più tardivi, per esaminare appunto i parenchimi, gli stravasi attivi in caso di sanguinamento e così via. Ancora una tabella di dati di protocollo in cui vediamo appunto la successione di due fasi, una 15-25 secondi per la fase arteriosa e una cosiddetta venosa diciamo fra i 60 e i 70 secondi, con l'emazione diversa ovviamente, perché con la prima andiamo a comporre un volume di immagini più sottili. Le indicazioni ve le ho già dette, qui facciamo una digressione nel torace, chiaramente perché le alterazioni malformative sono più frequenti sicuramente a livello toracico, un caso di coartazione aortica con dei circoli collaterali toracici, un caso di trauma con una classica rottura dell'istmo che viene riparata con una endoprotesi, un caso di aortite con un ispessimento della parete aortica e un uguale coinvolgimento anche dell'aorta addominale dove il lume è ristretto, anche con un interessamento dei vasi viscerali. Come vi dicevo, l'aneurisma assume sempre più importanza nello studio rutinario dell'aorta addominale. Questi sono dati che tralascio. Il classico quadro della rottura di aorta, che è un evento ovviamente drammatico, con una chiara dimostrazione del punto di perdita del vaso e un grosso stravaso retroperitoneale. Pazienti a rischio sono i pazienti con aneurismi aortici superiori ai 5 cm di diametro, oppure quelli in cui vi è stato un aumento del diametro dell'aneurisma uguale o maggiore del 20% all'anno, o un aumento del diametro dell'aneurisma maggiore di 5 mm negli ultimi 6 mesi. Quindi questi sono pazienti che ritornano da noi per fare questi controlli. Terapie, ho detto, open surgery o endoprotesi. I vantaggi dell'endoprotesi possiamo immaginarli, una minore invasività, però sul lato degli svantaggi abbiamo una comunque necessità di reinterventi in una piccola percentuale di pazienti, non sono ancora disponibili i risultati a lungo termine, vi è necessità di follow up continuato per tutta la vita per questi pazienti, cioè ogni anno almeno questi pazienti devono sottoporsi a un esame TAC. Valutazione preoperatoria, ecco, questo è il dato importante per noi, dobbiamo fornire a questi pazienti che girano per i vari ospedali una documentazione ineccepibile fatta di ricostruzioni assiali contigue di spessore non superiore ai 3 mm. Poi potremo fare tutte le ricostruzioni MIP, multiplanare, tutto quel diavolo che vogliamo, però non possiamo evitare di dargli questo, cioè immagini assiali con spessore non superiore ai 3 mm. Cosa dobbiamo vedere? Se l'anatomia è permittente alla terapia, i colletti cosiddetti prossimali e distali dell'aneurisma, dove andrà a atterrare l'endoprotesi, come è fatta la sacca aneurismatica, come è orientata, come sono le sue pareti, come sono i vasi di accesso. E questa è la cosa importante, dobbiamo dirgli a chi andrà a trattare questo aneurisma per via endovascolare come sono le arterie iliache, le iliache esterne e le femorali comune, perché di lì deve salire l'endoprotesi, quindi evitiamo di fare una scansione diciamo tagliata troppo in alto. Per l'endoprotesi ovviamente tutti questi dati impattano poi sulla scelta del device. Il colletto prossimale non stiamo a guardare come deve essere perché non ci interessa, però quello che ci interessa è per esempio avere una buona tecnica di misurazione dei diametri dell'aorta, che devono essere perpendicolari all'asse maggiore dell'aorta. L'angolatura dell'aorta e dell'aneurisma rispetto all'asse maggiore del vaso, perché per angoli maggiori di 60 gradi è sconsigliato il posizionamento di endoprotesi.
Ancora una volta le misure dell'aneurisma devono essere perpendicolari all'asse centrale dell'aorta, quindi questa è una misura sbagliata. Non è così che va misurato l'aneurisma, dobbiamo misurarla invece secondo il corretto asse perpendicolare a quello maggiore del vaso. Andremo a vedere se ci sono dei vasi, per esempio, renali accessori che nascono dalla sacca aneurismatica, perché questo pone dei problemi. E questa è un'arteria renale destra originante dalla sacca aneurismatica. Questo signore è ancora più sfortunato perché ha due vasi renali accessori nel tratto che dovrebbe essere teoricamente coperto dall'endoprotesi. Questo ha ancora più sfortuna perché ha un rene ectopico pelvico con un'arteria renale sinistra che origina dall'arteria iliaca. Anche questa dovrebbe essere coperta dall'endoprotesi. Andremo a vedere se sono arterie lombari di grosso calibro, se l'arteria mesenterica inferiore è pervia. Coletto distale, anche qui caratteristiche, diciamo, dimensionali che non stiamo a prendere in considerazione. I vasi di accesso alla landing zone, cioè in poche parole gli assi iliaco-femorali, se sono tortuosi, che diametro hanno, se hanno molte placche calciliche, perché tutto questo ha un impatto sulla tecnica di diciamo posizionamento dell'endoprotesi. Se le ipoplastiche sono pere, perché non possiamo permetterci poi di chiuderle durante questa manovra, o perlomeno una delle due deve rimanere aperta. Ci sono dei programmi di software, diciamo, che ci aiutano in tutte queste valutazioni, ma direi che il compito ancora principale è dato dall'esperienza, dall'occhio, dalla valutazione che viene fatta dagli operatori. Valutazione post-operatoria, questo è un paziente che è stato sottoposto a un intervento chirurgico di bypass aorto-bifemorale, il quale aveva queste grosse formazioni pelviche che non altro non erano che degli aneurismi iliaci bilaterali ben esclusi dall'endoprotesi perfettamente funzionante. L'endoprotesi, abbiamo vari tipi, c'è una protesi semplicemente tubulare che ormai è stata abbandonata, una protesi biforcata che è quella di uso comune, una protesi cosiddetta orto-monoiliaca, cioè che si estende solo in una delle due arterie iliache, dovendosi però in questo caso procedere all'occlusione per via endovascolare dell'altra arteria iliaca al confezionamento di un bypass chirurgico fra i due assi iliaco-femorali. E questa è la visualizzazione dell'endoprotesi posizionata con il graft chirurgico. Quando il paziente è stato operato, dobbiamo andare a vedere se com'è la sua aorta, ovviamente che diametro ha l'aneurisma, se esiste endolic, se l'endoprotesi è integra, se si è esposizionata, se è occlusa, se è migrata, tutti eventi che purtroppo possono capitare. Questo è un caso di una migrazione distale dell'endoprotesi che all'inizio era posizionata proprio a filo dell'arteria renale ma poi si è abbassata, e questo può determinare come risultato la riperfusione della sacca aneurismatica. L'endoprotesi si angola in queste modificazioni, e questo è un caso di un'endoprotesi vista in proiezione laterale con questa bella ricostruzione, e qui si dimostra come nel tempo la sua conformazione sia chiaramente modificata. Cos'è l'endolic? È la persistente flusso ematico all'interno della sacca aneurismatica dopo il posizionamento di endoprotesi. E questo è il messaggio che deve arrivarvi: è assolutamente mandatorio effettuare un'acquisizione tardiva, cioè di almeno 70-80 secondi dopo l'inizio del bolo di mezzo di contrasto, per evidenziare tutti i tipi di endolic. E adesso li andiamo a vedere brevemente. Il tipo 1 è una insufficiente tenuta dei punti di attacco prossimale e distale dell'endoprotesi. Il tipo 2 è una reperfusione dell'aneurisma attraverso circoli collaterali, ed è questo tipo di endolic che ci costringe a fare una scansione tardiva, perché noi non sappiamo la velocità con cui questi circoli collaterali possono eventualmente andare a riperfondere la sacca aneurismatica teoricamente esclusa. Il tipo 3 è una perdita di integrità dell'endoprotesi,
per disconnessioni fra i pezzi di cui è composta, per lacerazioni e danni alla sua parete. Il tipo 4 è una porosità del tessuto, del materiale di cui è composta la parete dell'endoprotesi, che dà comunque luogo a un aumento della sacca aneurismatica nel tempo. Un tipo 1 è questo, tipo 1 prossimale, vedete che c'è a filo dell'endoprotesi una perfusione residua dell'aneurisma. Questo è un tipo 1 distale, cioè sulla parte, diciamo, di aneurisma che coinvolgeva le iliache, l'endoprotesi non lo copre in modo adeguato e c'è ancora una persistenza di parte dell'aneurisma. Questa è ancora una ricostruzione che ci fa vedere bene questa situazione. Il tipo 2 è l'endoprotesi posizionata, ma una grossa perfusione residua dell'aneurisma, alimentata in questo caso da un'arteria mesenterica inferiore, e qui la vedete bene in questa ricostruzione multiplanare. Questa è la stessa endolic chiuso con delle spirali che hanno eliminato il problema, e qui infatti non vedete più mezzo di contrasto. Questo è un altro endolic tipo 2 con questa piccola area di reperfusione dell'aneurisma attraverso un'arteria lombare in questo caso. Ancora endolic tipo 2 attraverso un'arteria lombare. Questo è un caso che è capitato a noi, un paziente con aneurisma trattato con posizionamento di endoprotesi nel nostro ospedale, tutto ok, ma al controllo successivo endolic tipo 2, una reperfusione attraverso un circolo alimentato dalla mesenterica inferiore, è stato chiuso con il posizionamento di spirali all'origine della mesenterica. Eccole qua. Successivo controllo, spirali già messe, ancora endolic. Cos'era successo? Che l'endoprotesi era scesa rispetto al livello delle arterie renali e questo era un endolic di tipo 1. Eccolo qua bene in proiezione laterale con lo spruzzo di mezzo di contrasto al di sopra dell'endoprotesi e all'interno della sacca aneurismatica. Cuffia aortica al di sopra della prima endoprotesi per allinearsi bene a livello delle renali ed escludere quell'endolic. Stiamo aspettando i prossimi eventi per questo paziente. Ecco l'esclusione dell'endolic. Quindi abbiamo detto fase arteriosa, ok, ma anche fase tardiva per documentare anche le reperfusioni a maggiore distanza di tempo dall'inizio del volo. Endolite tipo 3 è una disconnessione di parti della protesi, qui vedete bene. Il tipo 4 è una sacca aneurismatica in cui non si vedono reperfusioni, cioè non vediamo contrasto, ma nel tempo continua a crescere. E questo è un esempio. Alcune di queste situazioni sono date proprio da una eccessiva porosità del graft e vengono trattate siringandole brutalmente e tenendo il paziente sotto controllo. Alcune note riepilogative di quello che ho detto: arterie viscerali velocemente, le arterie renali, sappiamo che possiamo fare degli studi bellissimi sulle arterie renali, le indicazioni sono l'ipertensione nefrovascolare, per stenosi arteriosi da fibrodisplasia o stenosi molto più frequenti di tipo ateromasico, in previsione di interventi conservativi per neoplasie renali in cui ci sia chiesta una mappatura vascolare del paziente, e problematiche vascolari del trapianto renale, cioè la selezione del donatore e del ricevente o complicanze vascolari del trapianto stesso. Questi sono i soliti protocolli,
vediamo che ci si deve allineare sullo spessore, diciamo, di array minimo possibile, perché il dettaglio richiesto è molto alto in questo caso, la scansione è molto veloce, quindi la velocità di scansione, soprattutto per le macchine 8-16 strati, va aumentata per seguire quei principi che vi ho detto prima, e possiamo ovviamente sempre affidarci all'aumento della quantità di iodio per millilitro, quindi passare dai 300 classicamente ai 400, in modo da adeguarsi a questa ridotta durata della scansione. Questo è uno studio del 2003 che fa vedere degli ottimi livelli di sensibilità e specificità per le lesioni stenosanti delle arterie renali, ma come al solito un post-processing molto significativo, un tempo di post-processing che non può essere trascurato nella normale routine di lavoro. Un caso di placca ateromasica molto calcifica all'origine dell'arteria renale, che può essere meglio valutata con l'esame delle partizioni assiali dell'esame. Solo con molta pazienza noi possiamo eliminare da questa immagine l'effetto disturbo dovuto alle calcificazioni e ottenere quindi una immagine che si correla perfettamente all'angiografia. È chiaro che dire su questa immagine di per sé, magari graficamente bellissima, quale entità di stenosi ci sia, è impossibile. Quindi dobbiamo sempre tener conto delle difficoltà anche comunque di dare una corretta documentazione alla nostra indagine. Questo è un altro caso di una stenosi dell'arteria renale trattata con un doppio posizionamento di stent, perché l'arteria si biforcava precocemente e lo stent viene controllato poi con un AGTC. Problematiche vascolari del trapianto renale sono diverse e vado via velocemente. Angiotensina epatica, per quale motivo? Guida al trattamento di lesioni focali, sia per terapia chirurgica sia con terapia di tipo endovascolare, intendendosi soprattutto la chemoembolizzazione e l'applicazione di porta arteriosi per chemioterapia intraarteriosa. Lo studio di aneurismi, ovviamente questo riguarda anche gli altri vasi viscerali, che sia preparatorio a una terapia con embolizzazione o chirurgica. E problematiche vascolari del trapianto epatico, e non mi ripeto perché questo si sovrappone a quello già detto per le arterie renali. Un esempio è il nodulo di HCC, che classicamente vediamo come nodulo che ha un comportamento bifasico in fase arteriosa e venosa, ma l'angiotac ci dà anche la possibilità di documentare che tipo di perfusione ha anatomicamente. Quindi in questo caso il nodulo ha una doppia perfusione sia dall'arteria mesenterica superiore sia dal tripode celiaco, e questo ci dà delle informazioni preparatorie importanti per poi fare il nostro intervento di chemoembolizzazione. Aneurismi, qua vedete una ricostruzione MIP che ci fa ben vedere un aneurisma dell'arteria epatica, che va trattato perché hanno un'alta percentuale di rottura, quindi vedere le caratteristiche nel senso della dimensione, l'eventuale colletto eccetera ci aiuta a scegliere il tipo di terapia. Problematiche del trapianto epatico, ho già detto, qua vediamo sia dal punto di vista della vascolarizzazione arteriosa sia per quello che riguarda il sistema venoso sovraepatico e portale per i trapianti tipo split, quindi destinati a multipli riceventi. Angiotac mesenterica, velocemente, studio delle varianti anatomiche, anche in questo caso propedeutico a terapie sia chirurgiche sia intraarteriose. Lo studio di diversi tipi di lesioni vascolari, aneurismi, dissecazioni, trombosi, eccetera, e il coinvolgimento vascolare nelle neoplasie, che peraltro vale anche per gli altri distretti vascolari viscerali. Un esempio di ricostruzione MIP di territorio mesenterico che, come vedete, può arrivare a dei livelli di dettaglio veramente impensati sino a poco tempo fa. Varianti anatomiche, un tronco comune celiaco mesenterico che è molto raro, mentre invece è molto più frequente vedere un'arteria epatica destra che nasce dalla mesenterica.
un aneurisma dell'arteria mesenterica superiore, non ripeto quello che ho già detto per l'arteria epatica, una dissecazione che può essere anche isolata su base ateromasica, non correlata quindi a una dissecazione tipo B dell'aorta, una trombosi dell'arteria mesenterica superiore, guardate che razza di placca calcifica questa mesenterica all'origine, il quadro angiografico che vi faccio vedere prima, perché vi faccio vedere come con le macchine attualmente a disposizione possiamo ottenere un'immagine di angiotac perfettamente sovrapponibile alla angiografia digitale. Sindrome, diciamo, da ischemia cronica del distretto mesenterico con stenosi del tronco celiaco della mesenterica superiore, dimostrata in tutti i modi possibili, propedeutica al trattamento mediante applicazione di stent, che qui vedete esaminato dopo il suo posizionamento. Coinvolgimento vascolare nelle neoplasie, sappiamo tutti che è importante per il chirurgo avere questo tipo di informazioni. Detto questo, che dire, chi come me si occupa di angiografia è costretto a ripensare al suo futuro. Questo qua, questo signore visto di spalle sono io, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione.